È davvero strano il destino di un corridore che fa parte dell'Olimpo del ciclismo italiano internazionale. 82 anni ben portati, Franco Bitossi è stato uno dei ciclisti più vincenti della storia del ciclismo. Nel suo palmarès figurano grandi corse come il Giro della Svizzera, la Tirreno Adriatico, tappa il Giro d'Italia con tanto di maglia ciclamino e al Tour de France, senza dimenticare il Giro della Catalogna e il Trofeo Cugnet, classiche di alto rango come il Giro della Lombardia. Anche il titolo colore fa parte del suo carnet, ma c'è un successo che gli è sfuggito per un soffio, forse quello più importante, il mondiale del 1972. A Gap il trionfo mancò ad 1 metro dal traguardo quando venne bruciato da Marino Basso. Si spense la luce in quel momento e per Bitossi il sogno diventò un incubo, ma Lance Messe non si è dimenticata di lui, gli ha conferito i giusti onori. Bitossi ha ringraziato ricordando quel giorno. È stata una brutta sconfitta, ne ho fatte tante di sconfitte, ne ho subite tante, però certo, un campionato del mondo mi sarebbe piaciuto vincere questa maglia tricolore, insomma, arcobaleno, però la vita è questa, credevo di avere già vinto, poi invece è venuto un secondo posto, quindi ci sono rimasto male, però ora ci rido abbastanza perché nell'attività, nello sport succede di tutto. Si vince certe volte che non si pensava né vincere, si perde quando magari abbiamo già vinto e quindi la vita è questa, lo sport è questo. E ora che dopo 50 anni non ci penso assolutamente a questa sconfitta.